Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare? O la sega insuperbirsi contro chi la maneggia? Il nostro caro Isaia, anzi il buon Dio attraverso Isaia, cerca di far capire al suo popolo che è strumento nelle sue mani. E quindi se il popolo è uno strumento nelle sue mani, può forse dire io ho fatto, vale di più lo strumento o chi usa lo strumento? Perché ci sono strumenti magari belli, che sarebbero validi, ma se non c'è una mano che li usa, servono a poco, sono lì fermi. Se invece una mano li usa e se la mano è buona, vengono compiute cose veramente belle. Ma il risultato di queste cose belle è dato dallo strumento? È dato soprattutto dalla mano che ha usato lo strumento. Ecco che quindi lo strumento può vantarsi di una cosa, eventualmente dire: sono stato disponibile. Madre Teresa di Calcutta, ora santa, diceva: io non sono nient'altro che una matita nelle mani di Dio per poter scrivere delle cose. Mi ricordo che Papa Francesco in più occasioni ha detto: guardate, il male è una cosa che noi compiamo, è una cosa che facciamo noi, il peccato lo compiamo proprio noi, è una nostra decisione, è un nostro... È proprio nostro, una cosa che noi facciamo. Ma il bene, quando noi compiamo il bene, è Dio che è riuscito attraverso di noi a farlo. Quindi non possiamo vantarci, non possiamo quindi dire io ho fatto io. Un passo di San Paolo dice: Dio suscita il volere e l'operare. Quindi quando già noi ci troviamo a fare delle cose buone è perché Dio che ha suscitato il volere e l'operare. Ma quante volte poi noi diciamo io. Quante volte riteniamo nostro cose che non sono nostre. Dio ci ha dato dei doni interiori, intelligenza, facoltà, fantasia, capacità e varie cose, attraverso le quali noi possiamo lavorare, guadagnare soldi, un sacco di cose, e uno poi magari dice: io ho fatto tutto questo, ho comprato casa, o... Dovremmo invece imparare a dire: è stato Dio, e di conseguenza riconoscere che tutto è dono, e di conseguenza il dono deve diventare dono, perché quando Dio fa dei doni è perché solitamente devono essere condivisi. O in qualunque caso il dono deve sempre portare grazia, e la grazia è una cosa che poi si deve espandere. Ecco che allora con questa domanda Dio vuole che continuiamo a essere strumenti nelle sue mani, anzi sempre di più, sempre di più, sempre di più, perché Dio vuole cercare di salvare il mondo, Dio vuole rendere bello il mondo, Dio vuole farsi conoscere e lo vuole fare attraverso me e te, strumenti nelle sue mani. Ma se siamo strumenti, dobbiamo imparare a riconoscere che quello che avviene è per grazia di Dio. Allora, siamo nel mercoledì santo, magari qualcuno di voi sentirà questo video in un altro momento. A che cosa serve la Quaresima se non a riscoprire veramente bene chi siamo, persone amate da Dio, ma a volte persone ribelli. Persone che a volte dicono io nelle cose che abbiamo fatto, che invece dovrebbero riconoscere la grandezza di Dio, dovrebbero riconoscersi nelle mani di Dio. La Quaresima serve anche per chiederci se siamo degli strumenti docili nelle mani di Dio, o se ancora ci ribelliamo, se ancora ci vantiamo, se ancora vogliamo fare il nostro progetto, o permettiamo a Dio di fare il suo progetto in noi e attraverso di noi. Smettiamo allora di il più possibile ribellarci a Dio e smettiamo di dire: se avvengono delle cose buone e Dio ne vuole fare tante attraverso me e te, che siamo stati io e te a compierle.
Diamo la gloria a Dio. Quando Erode si insuperbì, cadde, morto e roso dai vermi. Invece chi rimane umile verrà sempre più usato dalla presenza e dalla potenza di Dio. Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare? O la sega insuperbirsi contro chi la maneggia? Padre eterno e santo, noi ti benediciamo per averci creati. Siamo tue creature. Siamo tuoi redenti anche, Gesù. Sei tu che hai dato la vita per noi. E se siamo salvi, lo siamo per grazia. E vogliamo ricordarcelo in questo momento, vogliamo proprio ricordarci in questo momento che siamo salvi per grazia, non possiamo giungere alla salvezza se non attraverso la fede, se non credendo che tu hai dato la vita per noi, Gesù. E allora, proprio in questo momento, vogliamo ricordarci che siamo creature salvate solo per grazia, che senza di te non possiamo fare nulla. Senza di te non possiamo nulla, senza di te non siamo nulla, senza di te non siamo neanche salvi. Senza te, oh Cristo, non sperimentiamo l'essere figli di Dio. Vogliamo allora nuovamente in questo momento sentirci amati, sentirci salvati per grazia, sapere e ricordarci, oh Dio, che tu hai un progetto per noi e che tu lo vuoi realizzare. E che se saremo docili nelle tue mani, come lo è stata Maria, allora anche tu, Spirito Santo, verrai nel nostro cuore, genererai Gesù, e potremo dare alla luce, dare al mondo questa presenza di Dio. Spirito Santo, allora vieni, vieni ancora per Maria, vieni ancora a usarci come strumenti per il cielo, come strumenti di grazia, come strumenti di salvezza. Amen. E con questa benedizione sacerdotale andiamo, entriamo in questa giornata come strumenti nelle mani di Dio, il più possibile docili, quindi senza ribellarci, e il più possibile umile, senza esaltarci. E allora in questo modo Dio userà tutti noi per portare il più possibile salvezza nel mondo. Questo tempo sia il tempo della preghiera, questo tempo sia il tempo in cui restiamo nell'umiltà e nella docilità, e così Dio ribalterà ancora tante situazioni. Vedremo ancora la sua gloria manifestarsi, saremo ancora testimoni di segni, prodigi e miracoli.